fatto che i genitori non possono, se ho capito bene, non possono portare il bambino fuori dal territorio, ecco, se non c'è il permesso di aiutare. Ecco, sono tutti i problemi. Sembrava la dottoressa. Presidente, la intenzione di muoversi per questa questione? Beh, muoversi in che senso? Adesso vediamo se possiamo aiutare nel senso di superare questi problemi. Sì, sì, in questo senso sì, se possiamo farlo lo faremo. Quello che è possibile fare lo faremo da parte nostra. Poi naturalmente ci sarà il bambino Gesù che per la parte medica, si attiverà. Dal punto di vista etico si tratta di accanimento terapeutico, secondo lei? Ma guardi, io non sono uno specialista, non entriamo adesso in questi. Noi siamo per la vita, ripetiamo quello che ha detto il Papa, ecco, e quindi offriamo tutte le possibilità che ci sono perché questo bambino venga data, siano continuate le cure. Rispetto a oggi, la riflessione della Santa Sede sui risultati presentati, qual è? Io credo che una riflessione estremamente positiva, credo davvero che stiamo andando nel senso giusto, ecco. E quindi incoraggiamo in questo senso, esprimiamo piena fiducia nell'attuale dirigenza dell'ospedale e incoraggiamo ad andare avanti in questo cammino che si è aperto. Ieri è stata pubblicata una inchiesta dalla Associated Press molto dura sul bambino, sulla qualità del bambino. Ha visto questo in questa? Io mi sono chiesto, ecco, a che cosa risponde questo, perché di fatto si rifà a episodi successi nel passato, ecco, che appunto si è tentato in tutti i modi di individuare poi e di affrontare cercando di risolvere. Come è stato detto, nessun ospedale è perfetto, problemi ce ne sono sempre, ma credo che seriamente i problemi, alcune cose sono chiaramente infondate, ecco, alcune cose sono chiaramente infondate. Per quanto riguarda i problemi che sono stati rilevati, sono stati diciamo, c'è stato il tentativo, è in atto il tentativo e lo sforzo serio di risolverli. Questi episodi sono finiti, terminati nel passato? Sì, 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 cioè, problemi ce ne sono sempre, voglio dire, non è che l'ospedale Bambino Gesù sia la perfezione assoluta, la stessa dottoressa Enoch ha parlato di difficoltà, di problemi che ci sono, ecco, però c'è la volontà di affrontarli in maniera seria e in maniera trasparente. Eminenza, la Presidente Enoch ha fatto un appello dicendo che sostengono la campagna per la vaccinazione promossa anche dal governo italiano, dal Ministro Lorenzi. Si sente di condividere questo appello per la vaccinazione di tutti i bambini? Ma io direi di sì, ecco, mi sembra che è importante, ecco, abbiamo visto anche casi in cui la non vaccinazione ha portato, diciamo, a dei danni irreparabili nei confronti dei bambini, quindi in fondo mi sento di condividere questo. Grazie. Va bene. Grazie.